Ciao Vets, benvenuti nel settimo episodio. Sì, settimo perché lo smistamento ne valeva due, siamo arrivati al 6, sì, settimo. Quindi, oggi sono senza Final perché Final sta facendo un'altra serie, ma non vi svelerò niente. Dovete guardarla quando uscirà. Intanto, visto che non c'è qua, gli ho chiesto anche se potevo fare questo episodio da solo, quindi ha detto di sì, quindi posso farlo. Intanto vedete che ho piantato gli alberi della giungla, che ho trovato lì in fondo per fare un po' di legno. Per farli basta metterli così, quattro così, e crescono automaticamente. Questi qua ad esempio sono troppo vicini, quindi non cresce, quindi bisogna metterlo un po' più lontano. Lo mettiamo ad esempio qui. No. E manca fanilla quello, questo coso. Il nostro allevamento di mucche è stato un po' distrutto. Qua le pannocchie, il grano non cresce, il nostro albero resterà sempre lì. Qui abbiamo la nostra coltivazione, ok. Le nostre alberi della gomma. I nostri motori che sono sempre spenti perché se no scoppiano. Sciocchiano, scoppiano. E qua ci sono due excavate fatti alla Turtle. Excavate che sono stati molto dispendiosi di carburante. Stavo per cadere giù, mi sono cagato sotto. Quindi, per fare un excavate del genere, come questo qua, a partire dal livello, sì, perché è partita dal 63 fino alla via, mi ci è voluto uno stack e mettiamo 21 di carbonella. Carbonella, perché carbone non avevamo tanto, quindi col legno che ho fatto dagli alberi abbiamo fatto la carbonella. E quindi col metodo tartle punto refu aperta chiusa, ho messo dentro il carbone e con escavate 10 ho fatto una quarry da 10. Qui ho aggiunto la sabbia, il nostro smistamento c'è, cioè, funzionante, e ho aggiunto anche quando arrivano all'interno bistecche di le bistecche, il tacchino, guarda, il pollo e le pannocchie vengono automaticamente mandate a questa fornace qui, e vengono date già come cibo, così quando ci manca qualcosa possiamo prenderlo. Poi, forse molti di voi si sono accorti, chi gioca, chi ha usato la Red Power per una volta, che io qui non ho messo la batteria. Che batteria, vi direte, quelli nuovi, quelli che sanno già come giocare, che cos'è la batteria, sanno cos'è. Quindi, ma va. I miei giochi di parole sono fantastici. Quindi qui sotto, qua sotto ho messo anche le bistecche e il corn per mandarle al rosso. Qui abbiamo solo i pannelli, no! No, 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 no,
Tentiamo. Il tutto per tutto. Che cazzo, se ci fosse qua Final mi direbbe. Muori! Non scoppiare, non scoppiare. Sì! Sì! Morto! Sto pezzo di... Sapete voi. Quindi metteremo anche la protezione, mi sa. Mi ha dato anche questo, perfetto. Quindi, stavo dicendo prima di questa inconvenienza che qui mancherebbe la batteria. Ok, va bene, gli aggiornamenti di iTunes. Quindi la batteria ho pensato di farla perché uno me la sono dimenticata e due ho avuto problemi, problemoni enormi che non sono così grandi. Perché? Perché
quando è notte, se noi togliamo la sorting machine per sbaglio ed è notte, non carica la batteria e con i cavi le sorting machine si danno l'energia tra di loro. Vedevate che questa qua tipo si caricava e dopo si scaricava, si caricava, si scaricava, si caricava, e quindi la batteria serve più per tenere l'energia delle sorting machine in modo che non vada via, come deposito di energia in caso di notte. Quindi, come fare la batteria? Bisogna prima fare 4 BT battery, che sono delle batterie piccole. Noi ne facciamo 8 per il semplice motivo che dopo ne faremo 2 di batterie. Poi, con le 8 batterie messe così, un pezzo di legno, iron ingot e il blue alloy ingot che si fa col silver e la nicolite, 4 nicolite e un silver. Facciamo la battery box. Ah, che cazzo, ho sbagliato. Dov'è? Allora, 1, 2, 3. Ho calcolato le 8 batterie, ma non ho calcolato le altre cose. Qua non c'è niente. Dove cacchio ho messo i lingotti blu? Ho messo da qualche parte. Ah, eccoli qua. Ok, no, qua. Con questi tre, sempre. E questa qua facciamo un'altra batteria. Quindi una batteria la lasciamo qui per intanto. Questa qui la andiamo ad appoggiare, se volete, in mezzo ai pannelli. Potete anche piazzarla qua sotto, mi sembra. Sì. Che i cosi si agganciano. Questa qua prende energia. E quando ha abbastanza energia la passa. Solo che adesso, avendo questi qua che gli danno energia, sembrerebbe. Si accumula energia piano piano. Cioè, adesso sta facendo quello che non so che cazzo stia facendo, ma piano piano dovrebbe recuperare energia. Tranquilli. All'inizio è un po' strana. Quindi piazziamo tutti i blocchi di nuovo qui. Facciamo una base. Quindi per coprire quello, visto che esempio creeper, si possono utilizzare le cover. Perché? Perché le cover di Red Power sono considerati blocchi trasparenti. Cioè che la luce del sole passa per i nostri pannelli, non è che ci fossi. Quindi con le cover messe sopra fa da protezione dai mob, però fa passare la luce del sole. Quindi posizioniamo le cover piano piano. Io posiziono intanto e chiudo. Quindi sto finendo, ho posizionato le cover, perfetto, questa qua era per base. Ora l'energia dovrebbe passare ugualmente. Qui chiudiamo. Torniamo in casa. Ho cambiato la scritta, guardate. Bentornato a casa. Quella di Satana era di Fine. Che non ha senso. È da 2 giorni che va avanti questa moto di Satana, non ho capito perché. Vedete che si riempie la batteria e quando si riempie, riempie anche questi. Quindi, altro sì. Fatta questa, facciamo un'altra tipo, facciamo l'alloy fornace che non va a carbone. Visto che carbone, cioè, ne abbiamo un poco perché con gli escavetti ne ho trovato abbastanza, ne abbiamo 3 stack, però è ancora troppo poco rispetto a quello che dovremmo avere. E allora ho pensato di fare quella a elettricità, che si fa con i nostri soliti 3 pannelli, la nostra batteria che ho fatto, i nostri cavi e questa fornace qua, che si fa con 5 brick, 2 lingotti di ferro e blue alloy ingot. E se vi siete chiesti perché c'è sempre il blue alloy ingot, perché quando si tratta di energia blu, cioè la blue electric, come c'è scritto sul nome, blue electric alloy furnace, usa sempre la blue alloy ingot perché è, diciamo, la base elettrica, come il filo di rame nella,
Nell'elettronica. Anche se è campo di final, tranquillo. Io non so sta roba. Quindi la piazziamo qui, vicino alla nostra, tanto questa qua non la useremo più, possiamo anche toglierla. Unico problema è che l'alloy furnace non può essere incrementata a blu alloy, però cioè, è una cosa brutta, sinceramente. Vado a dormire. Quindi chiudo il video così non vedete di più. E vado a dormire. Ok. Stavo per fare il mio stesso errore che ho fatto nel Mistcraft, cioè non registrare e parlare come un pirla. Quindi, cazzo, qui ci sono i... Stai scherzando, vero? Ehi! Già meglio. Qui ci sono i cactus. I cactus. Quindi... Allora, blu alloy è qui. Vi sposto. Quindi mettiamo la nostra batteria. Ho fatto la cazzata. Perché prima bisogna mettere il cavo. Qua. Poi mettiamo la nostra batteria. E chi, per chi non lo sapesse, gli oggetti della... come si chiamano? Della Red Power. Anche se messi tipo così, si collegano tutti alla batteria perché automaticamente sono... si passano l'energia tra di loro. È per questo che anche se noi mettevamo le sorti machine attaccate, anche senza fili, l'energia passava lo stesso come è successo. E quindi faceva sta cosa. Quindi qua piazziamo queste cose. Là, là. Perfetto. Anche se non so perché, ma quando taglio giù i cactus a 3, invece di darmi 16 me ne dà... Aspetta, 4, 8, 2, 4, 16 deve darmene. E invece me ne dà 13, non si sa perché. Qui accumula energia, ma vedete che sta andando lento perché il filo che è attaccato all'alloy fornace dà prima l'energia all'alloy fornace. Sto per scrivere alloy. Prima l'energia all'alloy fornace che si sta caricando ugualmente alla batteria e poi se la dà la batteria per contenere l'energia. Se noi in questo preciso momento andiamo qui, se non del tutto, vabbè, quasi essere carico, vedete, carico e questi qua sono carichi. Adesso vedete che anche la sorting machine stranamente è un po' scarica di batteria perché l'energia sta passando ugualmente gli oggetti, visto che la battery box è scarica, gli dà un minimo di energia anche lei per risalire di corrente. Quindi noi buttiamo via tutto quello che c'è, il carbone, la dirt, questo qui, questo qui, questo qui. Mi sono fatto un'altra borsetta, ho fatto quella rossa che è vuota, la useremo per andare in miniera, credo. Quella gialla invece contiene due picconi, gli attrezzi del mestiere. Le cover gli ho fatto anche a loro il suo blocchetto e noi facciamo una cosa nuova della Red Power. Oggi solo Red Power, ragazzi. Con... c'è ferro a che parte? No. Sapete tu, cioè, mi sembra di avervelo detto, che quando un oggetto dello smistamento, cioè, non trova il suo... la sua barrel, arriva tutto in fondo. O se non c'è niente la rimanda alla sorting machine. Se avete messo una cesta lo butta dentro tutte le sue ceste. Soltanto che i tubi della Red Power usano il metodo chi prima arriva meglio alloggia, diciamo. Se loro trovano, cioè se qua c'è il legno della giungla, però c'è anche qua via, ad esempio, arriva prima dove c'è il legno della giungla qua e poi arriverà la via in fondo. E tipo, se questa qua c'è la chest qua e noi abbiamo la cobblestone qua via ad esempio, tutto collegato, arriva prima la cobblestone alla chest e poi arriva qua via in fondo. È proprio questo che ogni tanto troverete della cobblestone qui. Come evitare questo? Basta prendere un lingotto di ferro che mi sono dimenticato di prendere. Abbiamo un macello di ferro, per fortuna. Anche se secondo me non basterà.
Un tubo è un lingotto di ferro fa restriction tube. Cos'è restriction tube? In poche parole dice il tubo, al pneumatic tube che se in assoluto non troverà spazio arriverà all'ultima, a questo tubo, e dirà questa qua sei l'ultima, cioè sei la mia unica possibilità e va dentro questo tubo. Detta filosoficamente. Ad esempio, se io metto la cobblestone e la cobblestone ce l'ha qua, lei, la cobblestone passerà tutti i tubi fino ad arrivare a riempire questo qua, e poi quando è pieno quello, passerà all'ultimo coso. Invece adesso, se la cobblestone è qua via, troverà prima la chest, e quindi la cobblestone non arriva più qua, ma va dentro la chest. Quando si riempie la chest, va alla cobblestone di là. Quindi, mettendo questo qui, invece di andare la cobblestone, ad esempio, invece di andare qui, va qui, semplicemente. Se invece di andare qui, volevo dire, va qui semplicemente dove è il suo posto da cobblestone. Difatti ho messo anche più cose di cobblestone perché abbiamo un piccolo problema di cobblestone. Perché automaticamente quando la sorting machine vede che questa cobblestone è piena, e anche la cesta è piena, dice, eh no, io non faccio più partire niente, si blocca, e non so se è un bug o è fatto così, e si blocca veramente tutto il meccanismo. Quindi, quando avete la cobblestone, soprattutto se tipo la turtle scava e ne trova un macello, guardate. Questo qua è quasi pieno, questo l'ho svuotato un po' io per fare un po' di buttarla via un po'. Cioè, quando trova pieno questo, trova pieno tutti gli altri reparti. Ad esempio questi qua, che io ne ho messi 5, e la chest finale piena, gli dice, eh no, io non faccio più partire niente, e siete nella cavolo. Ma non dice, cioè, solo la cobblestone è piena, quindi non faccio partire tutto il resto e lascio la cobblestone dentro. No, vede la cobblestone e dice, no, io non faccio più partire niente perché prima svuoti e poi faccio partire. Poi c'è sto bug che, anche se svuoti la cosa, non la fa partire lo stesso. E quindi dovete stare molto attenti ogni tanto quando vedete la cobblestone piena, ad esempio, o la terra piena, o qualsiasi altra cosa piena, di creare un'altra barrel, o se no buttarla via in caso di eccessività. Come la cobblestone, a cosa serve? Abbiamo fatto la casa, abbiamo la cobblestone infinita là dietro. Cioè, non c'era niente, la prendiamo e la buttiamo via. Semplice. Ci siamo fatti l'inceneritore apposta. E quindi ci divertiamo. Hop, 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 ole, ole, sì, ole, ole, basta. Questo è mio. Quindi, il nostro smistamento chest non sarà migliori, posso, uno dei migliori, posso dirvi, perché semplicemente ha quel bug che quando si riempie la cobblestone, e cose, poi anche quando gli oggetti da qua ce vanno qua, i motori dovrei accenderli e spegnerli io perché questi motori scoppiano e i tubi scoppiano. Però prima o poi faremo i macchinari auto che si autogestiscono, cioè che hanno energia, che non scoppiano tubi, che non scoppiano motori, eccetera. Prima o poi, diciamo più prima che poi, perché dovremmo andare nel Nether, fare una pompa, succhiare un po' di lava, avere un po' di tin, sì. Fra uno o due episodi ce l'abbiamo. Unico problema è per i tubi che i motori sono semplici, basta un po' di tin. E i tubi serve lì, cioè servono tre macchinari per fare un cavolo di tuba, però. Amen. Qui c'è la nostra turtle che è in disuso, diciamo. La nostra ender chest, semplicemente. Quindi vi voglio far vedere cosa ha combinato la turtle. Però se io devo scendere le scale, ci sto tanto. E se mi voglio buttare dentro? Creperei? Esatto. Quindi mi faccio i long foot fall boots. Cosa sono? Sono de è uno stivale, diciamo, per come si dice? Per evitare, no, per togliere il danno da caduta. Cioè, ve lo faccio vedere quando ho fatto questi qua. Si fanno, come avete visto, con due diamanti, l'ossidiana e tutto il ferro intorno. E nel crafting precedente, se non avete aggiornato la versione che è uscita, adesso non so se è la 1.6 qualcosa, cioè avanzate, allora ho messo i due diamanti. Prima era due ossidiane qui,
e tutto il resto ferro, eccetto questo qua vuoto. Non so perché hanno modificato, che era molto meglio prima. Quindi mettendo i due stivali, cioè perché uno stivale, noi abbiamo due piedi, mettendo insieme facciamo i due stivali. Prima è boot e qua è boots. Questi qua sono come le scarpe normali, le mettiamo qui. Ci dà anche uno e mezzo di armatura. Queste qua le lasciamo qui dentro per fine. Che vi ho detto che sta lavorando a un'altra serie, ma non vi dico niente. Noi ce l'abbiamo su e quindi bye bye. Sono ancora vivo! E non ho perso niente. Perché questo? Perché questi stivali tolgono, come vi ho detto, il danno da caduta. Voi potete buttarvi, non perderete niente. Dovete stare attenti forse a qualche bug del genere. Ho appena acceso il server, mi butto perché ho gli stivali belli e stranamente perdi vita perché non ha caricato perfettamente il tutto, ma con questi stivali potrete stare sinceri. Con questi stivali avete anche una cosa in più se volete farvi il jetpack. Visto che non c'è l'anello per volare della EE, visto che non c'è più la EE2 ma c'è la EE3. Che ha perso tutto completamente. Abbiamo soltanto quella pietra là, di buona, diciamo. Che è molto utile. Cioè, è Uber Power, come dicono tanti. È Uber Power perché potete fare qualsiasi crafting. Però non avete tipo la pietra che ti modifica la ca cioè, modifica la cobblestone. Non avete l'anello per volare, gli MC. Collector, energia infinita, transmutation che vi fa prendere tutti gli oggetti al mondo. Qui l'hanno proprio devastata, cioè l'hanno proprio depotenziata al massimo. Via, gli hanno lasciato forse l'unica cosa più forse utile rispetto, ma niente di spettacolare. Perché con questa pietrina qua potete fare questo. Che è anche una buona cosa, perché? Perché avendo la terra così potete farvi generatori di diamanti. Mi dispiace, non potete farvi generatori di diamanti perché non c'è più neanche la Energy Collector, non c'è più niente. C'è più niente. Non c'è più niente da fare. Quindi, questo qua è qui, ok. Forse una cosa buona è quello dei colori che vi cambia. Se voi non trovate un deserto all'inizio, non so, su Biome, quel colore rosso vi fa questo, questo qua fa pipe. Un'altra cosa bella può essere quello delle blaze. Quello là è bellissima perché se uno non vuole andare nel Nether lagga, non trova la fortezza, eccetera. Con quello là e il polverizer ve lo raddoppiate. Sti cacchio di lag che sicuramente mi faranno parlare a metà perché direte polveri. Questa metà sono maledetti. Quindi se avete un polverizer che ve lo fa per 4, un maceratore che fa per 5, cioè non sapete, ma il maceratore fa 5 di questi al posto che 4 come il polverizer, vi fa raddoppia anche questo. Raddoppia i blaze rod. Un'altra cosa. Ho scoperto che raddoppia anche il bone meal. Ad esempio, noi abbiamo tre ossa, ricordatevi il numero 3. Le mettiamo nel polverizer. Il polverizer fa 6 bone meal per ciascuno. E siamo a 18. Perfetto. 18 bone meal inseriti. Sì, era qua. No, era sopra. Inseriti qui. No, 3 bone meal volevo dire. Con la nostra Philosopher's Stone fa un osso. Quindi siamo partiti da una base di 3, siamo arrivati a 6 ossa. Raddoppiamento del bone meal. Semplicissimo raddoppiamento del bone meal. Unica becca di questa pietra, dico quasi fantastica, è che, perché quasi, si consuma nel tempo. E quando si consuma vi toccherà ricraftarla. Anche se per noi non sarà un problema perché ne abbiamo già 14 di Shard of Minion, potremmo farla quante volte vogliamo, possiamo farne un'altra, me ne mancherebbero due. E quindi è fantastico in certi versi. Poi
Mi è dispiaciuto più che altro per la transmutation table di questa mod, perché cioè, ti rendi conto che era utile in un certo senso, soprattutto perché te ti fai sì la casa, tutto, con la transmutation table se ti mancava qualcosa, glielo facevi registrare, gli buttavi dentro un oro e te ne prendevi quanto volevi. Anche se era overpower, diciamocelo. Poi mi manca anche le polveri, molto utili per i picconi, se si scaricavano. Adesso ti tocca rifare 12.000 volte, invece prima ti bastava quella polvere e arrivavi. Forse l'hanno eliminato più perché c'è arrivata la Anvil, diciamo. Vabbè, basta, vi sto stancando troppo, mi sa, con sta roba. Quindi facciamo qualcosa di pratico. Apri, sempre scrivere sto apri. Quindi facciamo un altro attrezzo, sempre della Red Power, ormai oggi vi ho rotto le palle questa Red Power, mi sa, che si fa mettendo un bastoncino e tre cose. Si chiama lo Stone Sickle. Non Sickle, Sickle. Non so come si chiama. Cosa fa? Noi quando spacchiamo una foglia, un'erba, l'erba, ne spacchiamo una alla volta. Con questo. Ta-da. Ne spacca di più. Se adiacenti anche ancora di più. Bene, con adiacenti mi sa che vi ho rovinato la giornata. No, adiacenti significa più vicine sono, più ne taglia. Aggiornamento della Red Power, ora non taglia più l'erba. L'erba. Però taglia anche le foglie. Ta-da, ta-da. Molto utile per alberi. Merda. Che palle, volevo farlo senza cubo, ma mi tocca farlo con cubo. Via. L'unico pecca è che taglia anche le foglie sopra, ma potete stare tranquilli che la gomma crescerà sempre. Basta che non tagliate tutto. Sì, anche questo è troppo alto, eh. Cioè, alberi normali di gomma non possono esistere in questo mondo. Vaffanbrodo. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Guarda, se mi tocca. E dopo. No. Sì, ce l'ho fatta. È utile per trovare l'albo scegli più facilmente. Cavolate varie. Noi abbiamo la trick abitator, quindi con gli alberi non abbiamo problema perché tira giù tutto. Anche se si può modificare quella cosa. Quindi abbiamo fatto un nuovo attrezzo che sicuramente lo farete tipo all'inizio, ma noi l'abbiamo fatto alla fine perché ci siamo dimenticati. Quindi ora voglio fare anche il portale per Nether, così facciamo i libri veloci. Visto che tipo abbiamo già fatto lo smistamento chest, abbiamo fatto le query, però dobbiamo ancora entrare nel Nether, pensate voi. Quindi ci facciamo due libri. Che sono della mod Mistocraft, che noi non useremo totalmente in questa serie visto che c'è un bug. Ho fatto il tutorial che troverete sulla playlist tutorial dai Wolf 20 Mod Pack. Molto semplice il nome da pronunciare, vedo. E troverete tutte le informazioni come usarla, cosa potrebbe servire, eccetera. Guardatela perché è interessante e perché mi capiteranno un macello di fail. È uscito finalmente anche il tutorial della Computer Craft. Sì! Quello che ha fatto Final. E ha detto che ha fatto un fail dopo l'altro, quindi dovete assolutamente guardarlo. Voglio guardarlo anch'io, soltanto che dura un'ora. Mi dispiace. Quindi ci facciamo questi due bicchi. Dovrei avere qualche libro. No. Ci prendiamo due pelli. Ci prendiamo. Così ne faccio tre. Le nostre cose. Andiamo qui, ci creiamo la carta. Con la carta. Con così. E una pelle fa il book. Ne facciamo due.
Quindi noi vogliamo spawnare dove metto i libri. Dove metto i libri? Di sopra. Quindi qua tipo piazzare i libri? No. Dovrebbe essere una cosa veloce, no. Quindi voglio spawnare qui, ad esempio. Si fa il libro. Dovete craftare il libro verde, come vedete le cose, nel punto in cui volete essere spawnati. Perché quando craftate questo qua, si segnerà le coordinate e spawnerete dove l'avete creato. Quindi non andate fuori di casa tipo a 1300 metri a creare un libro verde, perché non conviene, perché non conviene, c'è un altro micro lag, quindi avete perso metà parole e quindi mi ripeto. Quindi questo qua dobbiamo portarlo via, questi qua li portiamo via, sempre attenti ai libri verdi, anche su Mistocraft, sempre portarli via, perché potrete anche rimanere nel mondo e perdere. Quindi ricominciare da capo. Come è successo un po' a noi, perché abbiamo perso il server e abbiamo, è come se abbiamo cambiato mondo e abbiamo perso tutto, uguale. Qui i nostri cactus crescono tranquilli. La la la, prendiamo i cactus. Devo costruire il portale, lo so, tranquilli. La 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 la. Dove costruiamo il portale? Sottoterra. Quindi volevo dirvi che questa qui è anche molto più veloce, cioè è molto più rapida rispetto a quell'altra. Quell'altra aveva la velocità di una fornace, questa qua è un po' più veloce. Ecco, è ugruppato. Quindi lo facciamo qui dentro. No, ma possiamo anche farlo fuori che dopo lo distruggiamo con la tartaruga. Lo facciamo tipo qua fuori, tanto poi lo distruggiamo. Quindi mettiamo i nostri cubi di ossidiana, prendiamo la cobblestone, così risparmiamo blocchi. Là, mettiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi sa che tutti sapete come fare un portale di ossidiana. Esatto, proprio così volevo metterlo. Ok. No, qua ci va la cobblestone. Cobblestone. Ossidiana. Ossidiano! Maledetta. Per fortuna abbiamo la tartaruga che la scava in un colpo solo. Ci prendiamo la nostra bellissima tartaruga. Andiamo a dormire. E opera. Ok. Qua sono morto perché pensavo di avergli stivali, invece non ce li avevo, sono caduto. No, sto scherzando. Un micro lag stranamente mi ha fatto cadere giù per quel buco là e quindi sono morto per l'altezza. E non ho ancora trovato il point. Quindi ci mettiamo la turtle qui, facciamo lua, turtle.dig, giusto, aperta, chiusa, e qui vi prendo il coso. Ora speriamo di metterlo bene. Andiamo a prendere il nostro... apri. Sì, ok, d'accordo, il nostro accendino che non dovremmo avere. Ci tocca farlo. Quindi prendiamo il nostro solito pezzo di coso. Tanto vi sto annoiando perché tutti sanno come fare un accendino. Per chi non ha mai giocato a Minecraft si fa così. Là là. E qua. Qua. O contrario, cioè flint qua e ferro qua. Non viceversa. Che significa la stessa roba, è un sinonimo. Cioè, vabbè, avete capito. Si fa, clack, acceso. Io non ho le particelle, come sempre, non vedrò il fuoco, anche se lo voglio rimettere, perché non mi interessa cosa. Details animation, o non. Adesso andrà in tega. Perfetto. Don, back to the game.
Ho anche la tarta, vuol dire che se blocco siamo nella merda. Mettiamo il libro, sempre avrei il libro in bocca, anche se il portale nel Nether non dovremmo avere problemi. Sperando che non si blocchi, partiamo. Sì. Fammi spawnare però. Cazzo di Nether. Oh, questo qua è il Nether che mi piace di più. Cioè, non lo sa. Massa. No, 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 grazie. Ci creiamo una piccola base, se non mi dispiace. Evitando che il coso ci spari. No. Ci creiamo la nostra piccola base per ora, poi ci faremo una bella casa in cui metteremo una gran parte di oggetti vari. Per ora ci facciamo questa piccola base giusto per evitare strani mostri che ci sparino. Quindi, fatta la base, proprio piccola, poi la ingrandiremo con Final. No, oggi non ne piazzo uno di blocco giusto, eh. Prima la batteria, poi vabbè, non parlo più. Chiudiamo. Qui ci mettiamo qualche torcia, tanto giusto per illuminare un po'. E cosa fare? Mettiamo il nostro appoggialibro, bookshelf, che si fa con i bastoncini, avete visto, e ci mettiamo il overworld. Vedete che l'overworld adesso è nero. Se noi apriamo l'overworld, nell'overworld questo quadratino è sul giallastro grigiastro scuro, come questo, come il grigio dei bordi della pagina, ad esempio, uguale. E circa. Quello là significa che non possiamo teletrasportarci nello stesso mondo. Però, visto che siamo nel Nether, con l'overworld, appena clicchiamo qua, ritorniamo a casa. E dopo, per tornare nel Nether, bisogna usare il portale? No. Ci creiamo con l'altro book, fatto nel Nether, e un altro linking book, sempre alle coordinate dove volete che spawni. Tunz, 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 tunz. Ok. Sempre alle coordinate. Lo prendiamo e vedete che ha Nether, il nome Nether, non è più Overworld ma Nether. Cosa fare? Abbiamo il bookshelf sempre. Torniamo a casa. Noi ci fa spawnare dove l'abbiamo creato il libro, cioè qui. Ci mettiamo il nostro book, il Nether sopra, clicchiando sul nero sempre. Ta-da! Quanto ci abbiamo messo per arrivare col portale? Quasi, diciamo, 5-10 secondi. Quanto ci mettiamo col libro? Manco uno. Quindi spostamenti veloci, rapidi e forse qua un po' lagganti, diciamo, perché dopo un po', se siamo in tanti nel server, può creare un po' di problemi, perché andare su e giù come andare su e giù come faccio in questo momento io. Può laggare. Perché ci sono sti nuovi pipistrelli di merda. Ah, danno che figata. Non lo sapevo questa. Che danno la ground powder. Bene a sapersi. Quindi ora abbiamo anche il portale per il Nether. E la prossima volta sicuramente facciamo i tubi. Vi ho insegnato anche come usare i libri, le batterie, l'alloy fornace più veloce, che vi faccio vedere subito perché è più veloce. Spero che sia più veloce perché è da un po' che non uso più. Nicolite, dovrei averne qualcuna qua. Sì. Guardate, zac e zac. Molto più veloce rispetto all'altra. L'altra era tutto velocità simile alla, come si dice, a una fornace normale, invece questa qua è molto più veloce. Ho fatto l'alloy blu, però vabbè.
Non c'entra niente. Ci prendiamo anche due tubi in più. E vai. Ci prendiamo due tubi pneumatici e ce li ho, va bene uno. Lo piazziamo qua e gli mettiamo i lingotti blu. Così se abbiamo lingotti blu li buttiamo dentro direttamente qua. Poi prenderemo anche il nether e tutto. Dovremo trovare la... No, vabbè. La nostra fortezza, sperando di trovarla. E... sperando proprio perché... perché ci servono i brick. Se no ci toccherebbe farlo con il nether però. E dopo ci servirebbero per la... ci servirebbe per la Towncraft i cosi, il Nether World vuol dire che dovrò subire qualcosa. Perché ci vado soltanto io nel Nether visto che allagga gli altri. All'altro, a Final. Quindi per oggi è tutto, mi sa che ce l'ho tirata a lunga anche oggi. Sì, mi sa di sì, mi sa che è venuta fuori un'ora. Stavo facendo qualcos'altro? No, perché mi sono predisposto tutto per farvelo vedere, ok. Quindi per oggi è tutto, da DJ è tutto, Final non c'è, la prossima volta ci sarà. Quindi alla prossima e ciao Vets!